Scatta anche per il 2013 il piano neve varato dalla provincia di Arezzo. In vigore anche quest'anno, dal 15 novembre al 15 aprile, prevede l'obbligo di catene e pneumatici da neve nei tratti della viabilità provinciale indicata nell'ordinanza firmata dal presidente della provincia, che sono concentrati soprattutto in Casentino e Valtiberina, dove il 50% delle strade è a quota superiore agli 800 metri, ma che coinvolge anche la montagna cortonese, la parte della viabilità del Valdarno, della zona della Chiantigiana, le strade a cavallo tra Valdambra e Valdichiana e la regionale 69 nel tratto tra Levane e Indicatore. Per funzionare il piano ha bisogno di notizie, notizie immediate, il più possibili immediate, che ci permettano a tutte le istituzioni presenti nel territorio e che fanno parte del sistema della protezione civile e del sistema della viabilità, permettano di intervenire nei casi di necessità, e sia per sgombrare le strade sia per portare soccorso là dove ce ne fosse bisogno. Durante la presentazione del piano neve sono stati anche resi noti i dati particolarmente interessanti sull'incidentalità nei periodi nei quali è in vigore l'ordinanza. Confrontando i numeri degli incidenti dal 2008 al 2010, quando le ordinanze non c'erano ancora, con quelli degli anni 2011-2012, si nota un brusco calo. La diminuzione del numero degli incidenti che abbiamo rilevato essere stata passata da circa 90 incidenti nel 2009 a 10 incidenti l'anno scorso. Questo è un segnale piuttosto chiaro che assumere determinati atteggiamenti migliora le condizioni di sicurezza dei propri mezzi e quindi permette di viaggiare più tranquillamente. Oltre a questo, noi abbiamo un programma quinquennale che ogni anno mette 550.000 euro a disposizione, 800 tonnellate di sale, 39 mezzi dell'amministrazione provinciale uniti ai 70 cantonieri di base, ai quali si aggiungono 33 terzisti che integrano questa mole, diciamo, di struttura quando c'è necessità per spalare e gestire l'emergenza nei nostri 1300 km di strade. In questi anni non abbiamo avuto particolari problemi, nonostante in alcuni periodi ci siano stati anche 2-3 metri di neve in alcuni tratti delle nostre strade, soprattutto in Valtiberina e Casentino. Abbiamo 7 passi, si è già manifestata la prima neve ieri, quindi l'inverno è arrivato con un certo anticipo, però la collaborazione delle istituzioni e la disponibilità e il senso di responsabilità dei cittadini farà sì che si possa viaggiare nelle nostre strade anche in condizioni nevose senza particolari problemi, e questo è, penso, un elemento positivo per la comunità.